Un finanziamento di 29.500 euro è stato ottenuto dal Comune di Caulonia nell'ambito del programma sperimentale Mangiaplastica, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e destinato all'acquisto di un ecocompattatore. Il progetto, presentato dall'amministrazione comunale guidata da Franco Cagliuso, si è posizionato al 26° posto nella graduatoria nazionale. A tal proposito, il sindaco si è detto soddisfatto per il risultato che premia un progetto fortemente voluto da questa amministrazione, in particolare dall'assessore all'ambiente Antonella Caraffa, che punta ancora una volta a potenziare i servizi comunali in favore dell'ambiente. Proseguiamo nell'azione di sostenibilità e sensibilità per il rispetto dell'ambiente e del territorio, ha rimarcato ancora, attraverso un ulteriore incoraggiamento a proseguire con la raccolta differenziata e la diminuzione del volume della plastica, con ulteriori vantaggi, sia quelli economici da utilizzare nei servizi, sia in termini ecosostenibili. Dal canto suo, l'assessore all'ambiente Caraffa ha sottolineato come l'obiettivo prioritario sia continuare a favorire una raccolta selettiva e migliorare il riciclo della plastica per migliorare quella virtuosa economia circolare che abbiamo intrapreso in questi mesi e che ci ha portato ad ottenere importanti risultati nella differenziata con il recupero di risorse da reinvestire per il territorio. L'intento è anche quello di disincentivare l'abbandono dei rifiuti per strada. Con l'ecocompattatore si punta a migliorare la raccolta differenziata e ridurre il volume, favorendone il riciclo, con conseguente vantaggio in termini ambientali, a dimostrazione della sensibilità di questa amministrazione in favore del territorio. I rifiuti che oggi, se mal gestiti e gettati per strada, sono il male peggiore per il nostro ambiente e la nostra salute, possono rappresentare davvero una ricchezza e una grande risorsa per tutti noi.